La vita è un lunedì dal quale vieni e vai. Mi piace sia così, sto bene in mezzo ai guai. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Ho un fastidio verso i furbi a prima vista, mi dà noia chi ha la sua filosofia, chi non chiama mai nessuno alla sua festa e puntuale si presenta poi alla mia. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Io non sogno mari ed isole lontane, si va avanti, faccio quello che mi va. Perso dentro queste notti americane, tra Milano e il sole di Cinecittà. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Ecco, a te. Allora, vediamo se riesco a far funzionare sto registratore che non muore. Ehi, Eiecata. Allora, Eiecata, sai che vuol dire Eiecata? Eppure ci deve essere un modo per far entrare sta cassetta qua dentro, perché altrimenti a che serve? Uè, Diego. Hai già telefonato a Minniti per quella cosa della festa? Ah, no, no, no. Non l'ho proprio visto oggi. Che è questo? Questo è il mio registratore nuovo, solamente che non riesco a mettere la cassetta e non riesco. Questa è un eject, te la metto io. Come vuoi mettere? Dritta, è per orizzontale, no? Questo è un eject, vedi? Te la metto. Usta, oh, grazie. Ci puoi scherzare, Marco, dammi. Ah, sì, sì, va. Bello, bellissimo. Questo bello. È un formidabile. Marco, sì, hai visto che bello. Mangia cassette che c'ha. Ah, un registratore, bello. Sì, un mangia cassette. Ci dà da mangiare 4-5 cassette al giorno, non troppo, perché sennò sai, mi dovendo un hi-fi. E quello c'ha fame. E se gli dessi a mangiare ogni volta che c'ha fame, quanto ti mangerebbe questo cosa? Questo è bello, che eh? Amici spiritosi, è fina, con una battutina. E questo è niente. Una chicchetta questa. Questa è alta. È alta fedeltà questa, eh? Alta fedeltà. Sì, ma conosco perfettamente il tipo di apparecchio. Questo qua, quando si mettono le cuffiette, si sentono proprio i cantanti aggrappati alle orecchie. Addirittura. Che peso? Lei sente proprio il peso. Il peso dell'orecchio del cantante. Questo quando metti la scuffietta. Oh, normalissimo. Il cantante diventa fedele proprio come un pastore tedesco. Il cantante. No, sì, ci sono anche i cantanti per i ciechi, tanti che sono fedeli. Bella, la cassetta, bella questa, no? I cantanti per fammi sentire. Sei pronto? Qualcosa, vado? Per giudicare questa fedeltà. Vado, andate. Vai, vai, vai. Eh? Buono, eh? Scemo. È viscido, invertebrato. Puzzolente. Schifoso essere. Inviscidito. Sacchetto di immondizia. Spazzatura umana che non sei altri. Cretino. D'un cretino. Eh? Ti piace? Ti piace, Marco? Oh, ti piace, eh? Pezzo di deficiente, ti piace, eh? So anni che vivo alle tue spalle, tu manca te ne accorgi, eh? Mi piace scroccare da un pagliaccio come te. Bue, bove, sei un bove. Diego, Taccia, vuoi dirci qualche cosa? No, le pile, devi mettere le pile dentro al registratore, altrimenti non funziona.
Meglio, è meglio mettere le pile, Diego, sennò se... non si sente la musica, si sente solo alla perfezione quello che la gente dice intorno. Non è bello, Diego, non è bello. È senza pile che... che stavo provando una poesia, no, mia. Poesia. Bove impaurito, no? Viscido Bove, che... ma ti sto alle spalle come un pagliaccio, travestito da pagliaccio, e io appropingomi, minguandomi al bove, no? L'essere bove impaurito tu. Oh, sporco, schifoso cretino. Scemo, scemo, scemo. Si recita piano, perché parte piano fai. Scemo, scemo, bove impaurito. Povero fesso, una poesia che... adesso la elaboro, poi ve la dico, ciao. Marcello, tieni sta mangia cassette, va. Grazie. Aspetti, signor Marco, io mo metto le pile e glielo faccio sentire come no, si dice. No, non importa, Marcello, so già benissimo quello che tu pensi di me, anche senza pile. Ah, già lo so. Ho vinto, ragazzi, ho vinto! Hai vinto? Sì. Che cosa hai vinto? Ho vinto 45 milioni. 45 milioni? La compro da casa. 45 milioni? Ma come hai fatto? Fa vedere, 45 milioni, ole! Sono contento, io. Addio, bar schifoso. Addio, gestore Bambasone, Beata Gioventù. Oh, ma ti rendi conto? Vinto. Hai vinto 45 milioni. Chi ha vinto? Tu. Chi ha vinto? 45. Tu hai vinto? Non io, tu hai vinto 45 milioni. Per me. No, io non ho vinto. Volevo solo provare come ci si sente quando si vince. Bellissimo, ragazzi. Voleva provare solo... Iole, vieni pure la cassa. Io vado a ritirare la macchina dal carrozziere. Mi raccomando, Marcello. È bellissimo. Voleva provare l'emozione. Bellissimo. Signoriccio, ma lei non mi può disturbare anche al telefono? Venga di persona, se proprio deve. Abbia pazienza. How do we... Chi è? Wild to see, Alabama, all the way to see a lover. Alabama. Me, la 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 la. E tu sei a the sea. Se non sai l'inglese. Sì, cosa? Ma se non sai. Sì, sì, sì. Ma è chiaro, è una storia di la, narra la vicenda di un uomo che nel Kansas City andava nel bar, no? E diceva sì, sì, sì. Sì, ma cosa in the sea, way the sea, in the sea. Questa è seconda strofa. All my way, all the radio, con la radio. E di Helio, Alabama, what me, la 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 la. Sono qua questa sera, Marco. Sì, sì. È un modo di entrare in un bar un po' anomalo per dare un certo risvolto a una giornata scialba come la tua. Scusa, Marco, se te lo devo capirai, dire. Ma hai dato un risvolto. È chiara, no? È chiara. Sono qua per stasera. Stasera cosa? Ma come cosa? Ma come cosa? Ma mi stupisco. Tu mi stupisci, scusa. Si stupisce. È chiara, tu mi stupisci. Stasera c'è la festa in costume, ma Margo, ma mi viene da rodere, mi fai rodere. I canti, tutte ste premesse per la festa mascherata, la ho festa capito. Mascherata di hai stasera? Hai portato il catalogo? Ho portato il catalogo. Allora, parlane con Iole, con Marcello, ci mettiamo da... No, io devo fare i conti, sto dentro, vado di là. Non ci sto dentro, scusa, io vado alla Fiat e parlo con Gianni Agnelli, non parlo con le maestranze, vado alla Pirelli e parlo con Leo Pulgo. Leo, Poldo, uno dei due fratelli Poldo. Pirelli, è il primo che incontro. Che in quel bar parlo con te, scusa. Non posso grazie parlare con tutto il rispetto per Jane e per Marcello. Ma si dà il caso che l'Agnelli della situazione deve fare due conticini in santa pace nella sala biliardo? Marco, io mi devasto di dentro per estrapolare dalla mia giornata una mezza ora per te. La faccio condensare in una quarto di ora, in 5 minuti vengo qua e tu mi liquidi in 4:48. Ciao, Minniti. Io non capisco come ho potuto non mettergli le mani addosso. Io fumo 40 paio di chele al giorno e non sto scherzando, che sia chiaro. Io non so come non ho potuto mettergli le mani addosso.
Trattarmi così a me? A un camalao. Marcello, scusa, vieni tu. Veniti, mi hai chiamato? T'ho chiamato, sì. Dico, Marcello, che ho fatto? T'ho chiamato, no? Mi chiamai, sono arrivato. Allora, qui c'è il catalogo. Questo è il catalogo. 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 Come catalogo. Parli, ma come parli? Voi meridionali siete tutti uguali. Siamo tutti uguali. Va, dillo come diciamo noi, noi di Roma. Catalogo. 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 Oh, siamo di Roma, catalogo. Oh, siamo di Roma. Allora, catalogo. Nel catalogo troverai diversi costumi che tu puoi scegliere I per la costumi. Festa. Costumi. Voi deciso i costumi che volete, mi telefonate, io ve li farò recapitare da un fattorino, diciamo. Un piccolo fattore. Sì, no, ma è un ragazzo molto Rino, si chiama. Ah, Rino. Il fattorino è molto fuori con la cotenna, via con la testa. Fattorino. È buono questa. Ah, Fattorino. Fattorino. I biglietti costano 10.000 lire l'uno e sono 5, quindi le 60.000 lire me le farete avere poi in un secondo tempo. E quando avete deciso i biglietti e i costumi mi telefonate, ok io? Beh, ok io. Ciao Jay. Venite, vorrei dire una cosa. Dimmi. Tu mi piaci. Tu mi piaci perché sei generoso come Zorro, venite. Venite, io devi dirmelo prima però, scusa, Marcello. Potevi dirmelo prima, scusa. Venite, io te lo volevo dire prima, però ti ho lasciato parlare perché... No, ma devi dirmelo prima, prima ancora che Zorro diventasse generoso. È chiaro, prima ancora, anzitempo certo, all'orga. Generoso travolse l'alma e gli eroi. Vengo! È un momento! Come un momento? Vengo, lo dico io, c'ho il tram in secondo binario. Ho lasciato il tram in secondo... Sei fantastico! Ciao, Gigi! Salutatemi quell'idioma, salutatemi! Ciao, Minniti! Ciao, Camalao! Iole, tu domani che costume ti metti? Perché? Andiamo in spiaggia! No, Iole, dico per domani sera! Ah, meno male, perché sera di giorno dovevo comprarmi la cremina perché mi brucio le spallotte! Iole, tu potresti vestirti da Neo! No, dai, Diego! Da Remo! Beh! Da Girino, tu! Da Girino. Ragazzi, da Renna. Cercate poveri. Di decidere che qui devo chiudere. C'è libro Vongola, da spaghetti al pesto, ma che costumi c'ha Minniti qua? Quello solo Minniti. Da Sindona, questo riveste lui da Sindona. Eccolo. Io. Cos'è? Da Regina Elisabetta incinta con le scarpe. Come da Regina Elisabetta incinta? Com'è? Ma quale incinta? Da Regina Elisabetta intinta con le scarpe. Ah, intinta che c'è Regina. Da Regina Elisabetta pucciata, cioè azzuppata nelle scarpe. Con le scarpe dentro, no, tutta nell'acqua. Bene, è questo. Poi Marco, c'è anche quello per te, guarda. Cosa? Da verme. Da verme. No, da verme. Sì, c'è anche, danno anche un sacco di terra. Che puoi no, non mi interessa. Perché è divertente, scusa. Non mi vedo, vestito da verme non mi vedo. C'è anche la mela che puoi andare dentro della mela. Puoi scavare nella casetta mela dentro. E passi una da mela grande. Quando vai alla festa, suoni, quelli aprono, chi è? So io, dici, da per terra, no? E strisciando vai tutta la festa. Poi mangi la foglia. Diego, perché no? Non ti vesti tu da verme, visto che io ho già trovato il mio costume. Come dove vesti? Trovato, sottolineato, il miglior costume di qual tutto è quello di questo qua maresciallo in alto uniforme da parata, eccolo lì, hai quello visto? L'avevo scelto io, poi lui l'ha visto, a me l'ha voluto lui, quello è un prepotente. Marcello, imparata tu con l'alto uniforme, non l'hai mai imparata tu con l'alto uniforme? No, poi da portiere imparata. Maresciallino alto così facevi tu? No, davano pure i tramboli, un turacciolo tirolese sei tu. Braccio tirolese. Senti, io volevo vestirmi da Zorro, ma mi dite ma che è finita vestita, allora, perché sei Zorro Diego della Vega, se già mi chiamo Diego, allora mi vesto da Tex Willer, c'è anche la pistola che ho il cinturone, e danno anche un bel cappello con la freccia dentro. Tu come ti vesti allora? Hai deciso? Già segnato. Che? Da Papa? Ma come da Papa? Da Papa. Ragazzi, voi non potete capire, Dai! Ma quella è proprio una vocazione che mi porto dentro, io quello farò da grande, lo so. Che quale convocazione da grande? Perché tu non cresci più. Ma quale convocazione? Cresci. Allora, c'è ragazzi... Questo è proprio vicino da Papa. Da io Papa? Io già mi vedo, su Piazza San Marco che io apro la porta come e canto...
Sola su tra le montagne. Non arrivano più questi costumi. Ma state calmi, ragazzi. Sembrate tanti tarantolati. Prendetevi una camomilla. Fate qua qualcosa. Qua la tarantolata. Ma che parlo? Che sembriamo due che ballano la tarantella. Qua, tarantellati. Che c'entra? Ma che tarantellati? Se tutto il giorno che aspettiamo i costumi non arrivano. Che dobbiamo fare? Ma voi abbiate pazienza e abbiate fede. Che i costumi devono arrivare e arriveranno. Va bene che l'ha promesso Minniti. Ma buongiorno. Eccoli qua. Il signor Marco Argento. Siamo noi. Venga, eccoci qua. Metta qua. Calma. Che sono questi? Questa è per questo costume. No, tiri giù le mani, questo è di me. No, giù, viole. No, per piacere. Fermi, eh. Dai, andiamo di là che le apriamo. Come no? No, i costumi si aprono solo dopo l'ora di chiusura. No, andiamo di là, ma che non c'è nessuno, ma arrivano i clienti. Ma che arriva? Dai, andiamo di là. Voglio vedere il taxista. Che bello, dai. Non si può, vediamo sti costumi. Che bellissimi, che belli. Ma dov'è il mio vestito della papa? Ragazzi, sta bene così. Chi è che ha preso il vestito della papa? Regina Elisabetta in tinta con le scarpe. Ma poi ci trova la papalina, dove sta la papalina? Si è mai visto un papa senza papalina? Ma poi, quando mai si è visto un papa vestito da matita? Iole, senza papalina. Io qua sembro una matita senza papalina, dai. Marcello, non ti va mai bene niente. Io un papa così non l'ho mai visto, veramente. Magari di sera sì. Questo è vero, ma come vestito da Texville questo. Ma che fai tu così? Vatti a vestire, via Diego. Come che qua c'è vestito chiamato Minniti, ma che cos'è questo Texville? Texville che in bizzarrita sale un villaggio indiano vestito da dottor Ballanzone. Ah, no? È già per curare gli indiani quando li ferisce. Che sei? Moser che fa record dell'ora, che è questo? Ma no, questo è un papa vestito da matita, però manca matita. La papalina, papa lapis. Non si capisce. E te sei ape? Sì. Ma che sei derotto che c'ha? Guarda che sei derotto questa po'. Marco, ti vuoi muovere? Marco! Pace, Minniti, come al solito ne ha combinata un'altra. Ma non ti vesti, sai che dobbiamo andare? Non mi vesto assolutamente. Io avevo chiesto un costume da ammiraglio in alta uniforme. Avete visto e cosa mi ha portato? Parata. Non me ne frega niente. Signor Marco, così mi sono la papà, non può venire. Ma volete scherzare? Io ho una mia dignità da difendere, io quel costume non lo vedo. Ma dai, con quella faccia di... Ma hai la faccia, tu dovresti vergognarti sempre allora. La mia risposta è no, assolutamente, tassativamente. No! Vedi Marco, parlavo, invece sei benissimo. Io non mi sento a mio agio. Ci mancherà pure che ti sentissi a tuo agio. Sei vestito da spadriglia, sei vestito. Spadriglia. E squagliola. E squagliola che andare così tutta la notte di... Ma tu scherzi. Ballanzone e le squadriglie. Danza. Che coppietta! Danza per noi! Il rosso non mi dona, non ho mai preso niente di rosso, con gli occhi scuri non va bene il rosso. Vogliamo fare una cosa, facciamola bene. No, lei è bellissima, signor Marco, così vestita da scema. Bellissima. Donna Florida e i suoi mariti. Donna Florida e i suoi due mariti. Io non dovevo fidarmi di Minniti, no, quel disgraziato. Ma vi rendete conto se incontriamo qualcuno che mi conosce? E che te ne frega te? Vai e come? Tutti i giorni con quella faccia, non ti vergogni? Ma non è la faccia che conta, è il contorno. Ma è il tuo nuovo look, no? Da oggi... Sì, da oggi andiamo a quel bar. Vabbè, dove c'è il travestitone. Dobbiamo affrontare questo calvario, affrontiamo. Sì, calvario. Vai avanti tu, Diego. Vado io, fammi passare, attenti che c'è lo stress. Vedi se arriva qualcuno che mi conosce. Fammi un segnale, una umma umma. Dove ce l'hai la macchina? Qui davanti, prendiamo la mia, pure quello. Sì, quello, prendiamo la tua sono macchina. Sono più riconoscibile. Pensa quando sarei al volante vestito appunto, dai squadriglia. Appunto, Diego. Vai a controllare. Ragazzi, tutto a posto, possiamo anche uscire. C'è solo Nilo fuori. Che bello, chiamalo. Nilo. Nilo, chiudi. Nilo, e sta per qua una signorita spagnolita che vorrebbe incontrarmi. Ma sta scherzando, no? Somaro, secondo te c'è fuori Nilo? Nilo a quest'ora sta nel suo signor bar. Allora siamo pronti, ragazzi. Io guardo fuori, se non c'è nessuno, uno alla volta ci troviamo tutta la macchina di Marco. Ok? Io? Ok, viene. Aspetta, Tutto a posto, vai, ape. Parti tu, dai, vai. Vai.
Ma come è volata via? Ma come vola? Come vola l'ape? Pesce, sto scherzando, no? Vai tu, matita, dai. Vado. Vai, attento a non cadere, dai. No, no. Vai. Vado. Attento a non cadere. Scriverò. Ah, scrivi, scrivi. Attento. Vado a cercare di recuperarla. Vai, mi raccomando, tu mi raggiungi là, ok? C'è nessuno, sei sicuro? No, tu sei tranquillo, conti fino a tre, io arrivo là. Bisogna vedere se troviamo aperto un cartolaio, eh? Perché? Perché cadendo sicuramente la matita si sarà spuntata. Allora compriamo un temperamatite. Ciao, Marco! C'è nessuno? Sei sicuro? Vieni. Vabbè, le chiavi. Le chiavi del bar. Eccole qui. Eccomi qui, il bar rimane aperto. Che sono arrivato con i Boeri. Ma buongiorno, Diego. Le ho portato lo scatolone di Boeri, che ce ne sono su circa 27.000. Va bene, metta lì. Le porto gli altri 15.000. No, lasci perdere, signoriccio. Perché devo fare un po' le cose in fretta, perché c'ho il tir fuori. Va bene così, va bene. Che è posteggiato. Va bene così. Suo marito non c'è. Mio marito? Suo marito, perché c'è da fare una piccola firmina. È fuori mio marito. Suo marito è fuori. È fuori, sì. Firmo io per suo marito. Sì, firmi per mio marito. Marco Argento. Ecco. Volevo dire, fuori cosa ci fa? Sono. Cosa fa, signoriccio? Su, faccia il bravo. Rientra tardi? Ma rientra subito, quello è qui fuori, adesso rientra, non mi faccia geloso, signor Marco, mio marito. Se ne va o no, signoriccio, per favore, ho da fare. Torna, mio marito, quello è geloso. Signor Argento, signora, signora Mike. Sì. Maica. Va bene. Io è tanto che volevo sapere da lei qualche particolare. Signoriccio, non è il momento, mi creda quando le dico che, non, che lei sta non sbagliando è, tutto, non è per tanto. Favore. Io cosa faccio adesso? Vada via, la prego. Che ora saranno adesso? Rientra a che ora? Ma entra subito, adesso. Ha visto questo, questa firmetta? Va bene, che vogliamo. Firmi tutto, porti quello. M'è che mi è caduto vuole. Il cartone? Vada via, signoriccio, adesso torna mio marito, lo faccio raccogliere. Cosa fa? No, la prego, signoriccio, non mi metta in imbarazzo. Non mi metta in imbarazzo. Mio marito è geloso e violento. Ma non mi si creda. Magari non rientra. Cosa? Signoriccio, per favore. Il signor Mike non rientrerà fino a tardi. Marco! Io credo che. Eccolo, sta arrivando, signore. Credo vieni, che. Vieni! Sta arrivando, credo è qua fuori. Credo che se vuole. Sarebbe il caso di. Ma parlare. Ma mi lasci stare, signoriccio, mi fa arrossire. Ho capito, qui non c'è niente da fare. No, proprio niente da fare. Vado glieli, via. Dove glieli lascio? Questi Boeri. Ma li lasci lì. Col vuoto a rendere. Che lei sa cosa se ne fa di questi Boeri? No. Gli fa un buchino di succhettina. Sì, e se non le piacciono, signora gentile e bella. Arrivederci. Ma che donnone che c'ha il signor Mike. Chi l'avrebbe mai pensato? Li lascio qui così com'è, eh? Stia bene. Faccio io la firma per il signor Mike. Firmi, e ci vediamo magari un po' più tardi. Se ne vada. Arrivederci. Ci vediamo casomai più tardi. Domani. Sì, signoriccio. Arrivederci. Wow. Che donnone. Wow. Se ne vada. Arrivederci. Ma no! Arrivederci. Wow. Disgraziato, questa me la paga, Diego. Questa me la paga. Ma aveva detto che non c'era nessuno. Diego! Mamma mia! Silenzio! Sì. State zitti, mi svegliate tutto il quartiere. Mamma mia. Oh, che mal di testa. Cosa diavolo mi avranno dato da bere quelli? Oh, che mal di piedi anche. Zitti!
Che figura, che figuraccia, che situazione. Adesso voglio vedere Minniti. Dove abita lo chiamo subito, lo sveglio nel cuore della notte e gliene dico quattro. Tutta colpa sua, che vergogna, che vergogna. Minniti, dove sarai, disgraziato Minghetti? Ah. Ho scritto sul muro, tieni qua. Marco, ho scritto su. Diego a me, Diego. Bevi qua. Non gridate, apri gli occhi, no? Che è questo? Il tuo astuccio? Tendalo a cadere, tieni qua. Che è questo? L'astuccio per la matita? Dai, tienili così. Vieni giù. Marco, avevi perso la rosa. Sì. Su, lontano. La tua rosa. Ma che me ne faccio? Dai, tieni qua, Marcello. Tieni qua. Che figura. Che fai con questo cappello? Deve stare così il cappello. Tieni qua. Niente, non riesco a trovarlo. Che fai? Oh, Madonna, questa storia di Minniti. Ma dai, ma ti sei divertito o no? Ma che divertito? Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, tutta la sera. Ma vi rendete conto? A un congresso sulla psichiatria moderna vestito da spagnola. Che vergogna, altro che festa mascherata, eravamo noi soli. Hai avuto un successone. Ma hai che avuto? Successo? Fior di professoroni io vestito da spagnola. Tutti ti gridavano, baila guappa. Appunto. Baila guappa, la spagnola candela. Ma... Tieni qua. Allora, vuoi tenere tutta la sera che devo tenerti in mano le cose. Hai visto quando tutti ci buttavano i rifiuti dentro nel buco della matita? Minniti ha sbagliato l'indirizzo. Evidentemente. Ci siamo divertiti, hai riso anche tu, dai. Riso, che c'entra? Quando hai preso Marcello sotto braccio, ti sei messo a scrivere sui muri, mi è scappato da ridere. Marco. Scrivevo, vietate calpestare la Iole, ho scritto sul muro. E quando Iole si è buttata sulla torta e cercava di pungere la moglie del professore, dai. Fai bravo, siamo divertiti. Minniti non c'è, sarà sotto falso nome, un delinquente. Un truffaldino sarà Marco. Sotto il nome di sua mamma. Marco. Buono questo. Che c'è? Hai fatto fregare tutto il condominio. Sognella, c'è la Iole che è aggrappata al lampione. Al lampione. Travestita da aquila. Sognella. Per andare su ha schiacciato tutti i geragni della Peretti. Cosa? La Peretti, quella pettegola della Peretti. Fai qualcosa, Diego, mi raccomando. Giole. Giole! Come vieni? Che fai, Laina? Dile di non gridare! Giole! Vieni giù, Giole! Ah, c'è una stella alpina! Quale stella alpina? È un lampione quello! Che stella alpina? Ma Giole, soffro di lentiggini! Ha detto, Ballancione, soffro di lentiggini, perché hai nato? Se trovi, porta giù anche un becco tecchino con le lentiggini. Dai, scendi, Jail. No, vieni tu, Diego. Io ve l'avevo detto, ragazzi. Non fategli mangiare il risotto con lo champagne. Questo è ubriaca, avete visto o no? Ve l'avevo detto. Vieni giù, io. Cole. Ai, 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 ai. Che ti sei fatto, Giole? Ma che sì, vieni dentro, dai, che svegli tutto il condominio. Bomboli, che volo che ho fatto, bomboli. Che volo, che vieni dentro, che domani ci tocca pagare la grondaia con la corniciona, stavo dicendo. Torna su, dentro. Ma che torna su, vieni dentro. Dai, svegli tutti. C'ha ragione la signora Carmensita qua, dai. Ho mangiato tutti i gerani, Marcello. Sei fatta male, siediti qua. Ragazzi, dai. Il telefono, siediti qua. Chi può essere a quest'ora? Se sono delle ragazze, falle venire. Sarà che la ci polizia, ma che polizia? Okay, vieni, Giove, vieni, tenete su un po' qua, bevi. Chi? Bevi qua. Il dottor Raimondi? Oh, ragazzi, è il mio padrone di casa. Sì? Bombole, che bombole. Al congresso di psichiatria... Ancora. Io non... mi ha riconosciuto... No, ma no, che domande, ma non...
Ma certo che non vado sempre così ai congressi, non... Lo so, dottor Raimondi, che lei ha il suo buon nome da difendere, ma ogni tanto mi vesto da spagnola. Lo sfratto! Ma no, ma lei mi rovina la... Ballanzone, che scriveva sui muri con la matita. Ma io che... Sì, è Diego che... Mi hai dato calpestare la... Come vive nel retro? No, Diego è un mio amico, viene qui, va nel retro, si veste da ballanzone. E lui usa vestirsi così, cosa ne... No. L'ape no, assolutamente. Vabbè, ma... Capita, un'ape nella meringa, è un classico della pasticceria, ma cosa viene a dirlo a me? Lo dica al cuoco, si lamenti col cuoco, dottor Raimondi, anche lei. Sì. Oh, va bene. Va bene, dottor Raimondi, domani mattina sarò nel suo ufficio. Puntuale, sì, va bene, dottore. Diego. Anche questo lo devo mettere in conto, quel maledetto d'un minniti. Oh, signor Marco, quando dice quelle parolacce io la pungerei, C'ha ragione, però, quando dice queste parolacce. Ma dai, ma ci siamo divertiti, ma... dottor Raimondi mi vuole cacciare! Neanche senti il dottor Jekyll, dottor Raimondi? Cioè, il marito di Vianello, vieni qua. Sì, vieni che tiriamo su un po' l'ambiente, dai, ti facciamo sentire, Marco, quella canzone che facevamo... Ancora, quella sì, dai, così ti faceva tanto ridere, dai, Toniello, anche te, senti. Allora, il tre, ragazzi, pronti? Allora, uno, due, tre. Ci sono tre coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due, li occorri. Ci sono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'anatra reale, un gatto, un topo, e non manca più nessuno, solo non si vedono i due, li occorri. Ci sono due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti.